Poracci, bentornati. Lo State of Play di ieri sera si è rivelato, a mio avviso, uno show interessante e capace di regalare parecchi spunti di riflessione. Non solo sono stati presentati titoli che hanno saputo catturare la mia attenzione, ma è stata palese l'influenza esercitata dalle produzioni Nintendo, tanto nella forma quanto nel contenuto, durante lo svolgimento della stream. Prima di entrare nel dettaglio sul perché, secondo me, questo State of Play non è stato affatto da buttare, mi raccomando, come al solito, lasciate un like e iscrivetevi al canale, attivando la campanella delle notifiche, per essere sicuri di non perdervi i miei prossimi video. Iniziamo! So già che molti staranno saltando sul carro dell'indignazione perché l'evento non ha dato nessuna informazione di rilievo su PS5 e la sua lineup, ma poracci, Sony è stata chiara da subito su quale sarebbe stato il focus di questo State of Play e non ha mai smesso di ribadirlo. La presentazione si sarebbe concentrata su titoli indie e terze parti, su PS4 e VR e su qualche titolo precedentemente annunciato per PlayStation 5. L'azienda nipponica è stata cristallina sin da subito nel comunicare il contenuto dell'evento e lo State of Play è stato coerente con le sue premesse, anzi forse ha mostrato anche qualcosa in più. Se si è rimasti delusi e indignati, la colpa va ricercata solo nelle proprie aspettative irrealistiche e fuori misura. Sul serio, sarebbe bastato leggere l'annuncio dello State of Play per mettersi il cuore in pace sul contenuto dell'evento. Si può discutere sul fatto che Sony non abbia ancora comunicato delle caratteristiche chiave della sua console a pochi mesi dal lancio, ma non di sicuro per non averlo fatto in questa occasione, pensata per mostrare altro. Tra tutti i titoli presentati, per me gli highlights sono stati sicuramente lo sguardo approfondito alle nuove feature di Crash Bandicoot It's About Time. Quello di Toys for Bob sembra un prodotto rispettoso e ragionato, in grado di prendere la formula ludica della trilogia originale ed espanderla seguendo dei canoni moderni. Insomma, se la Ancient Trilogy era un'ottima operazione di restauro, ma metteva in evidenza tutti gli evidenti limiti di un gameplay vecchio di 20 anni, It's About Time sembra aggiungere quella marcia in più necessaria per un ritorno in grande stile. La remastered di Braid è stata un'altra di quelle sorprese che mi hanno tolto il fiato, anche perché poco prima dell'inizio dello State of Play stavo discutendo proprio sull'importanza del gioco all'interno del panorama indie e fa piacere vedere che tornerà in un Anniversary Edition che non solo rimette a lucido l'ispiratissimo comparto grafico, ma aggiunge anche numerosi extra. Poi l'espansione di Control, porca miseria, mi ha veramente emozionato, molto più delle ispezioni di gameplay di Crossfire X mostrati durante lo showcase di Microsoft. E pensare che Remedy stia lavorando per far confluire tutte le sue opere in un unico universo narrativo mi mette i brividi, e sapere che Oh porterà l'immaginario di Alan Wake all'interno di Control, per me il GOTY del 2019, alla fine di questo mese, per me è oro puro. Piacevolmente sorpreso dall'estetica PS1 di Anno Mutationem, un bellissimo ibrido tra lo stile di Valkyrie Profile e degli scorci usciti direttamente da Evangelion. E se non fosse scoppiato un casino assurdo intorno al titolo appena finita la presentazione, avrei voluto poter dire lo stesso di Aeon Must Die. Oltre a questo, immagino che esperimenti come Hood, The Pedestrian e Spelunky 2 siano giochi con il loro pubblico di riferimento, e per quanto apprezzi lo sforzo di presentare nel modo più cristallino possibile le potenzialità di Godfall, che ha occupato gran parte del finale dello State of Play, purtroppo non riesco proprio ad essere interessato al looter slasher di Gearbox, un titolo con del potenziale, sì, ma tremendamente generico sotto ogni aspetto, il classico titolo da lineup di lancio che se non fosse stato spinto dall'hype del cambio generazionale, difficilmente avrebbe ricevuto tutte queste attenzioni. E a proposito di mancanza di mordente e di approcci poco ispirati, clamorosa la presenza di Genshin Impact e Temtem. Inserendo questi due titoli all'interno dello State of Play, Sony ha dato un risalto assurdo a due copie carbone della scuderia Nintendo, ovvero The Legend of Zelda e Pokémon. Temtem sarà veramente l'attesissimo Pokémon su PlayStation che l'utenza aspetta da più di 20 anni e, come è stato detto giustamente in chat, sarebbe bellissimo se una volta acquistato Temtem gli utenti si ritrovassero la versione remastered di Rescue Shot in HD, mentre Genshin Impact è quasi imbarazzante nella palese ispirazione verso Breath of the Wild.
Chiariamoci, anche Horizon Forbidden West cita apertamente il capolavoro apparso su Nintendo Switch, ma riesce comunque a mantenere una sua identità stilistica ben definita, diversamente da Genshin Impact che sembra aver copia incollato gli asset di Nintendo proponendo un seguito di Breath of the Wild con qualche modello di Xenoblade Chronicles 2. Di base non c'è nulla di male nel pescare a piene mani da quello che è uno dei titoli più influenti degli ultimi 10 anni, e anche un piccolo esperimento minore come Pathless ci dimostra quanto Breath of the Wild abbia influenzato il panorama ludico nella sua interezza, e inoltre tutte queste somiglianze non fanno altro che mettere in luce quanto Sony abbia imparato dalla lezione di Nintendo. Oltre a questi titoli pensati palesemente per attirare un pubblico propenso alle produzioni targate Nintendo, piuttosto che all'impostazione narrativa e cinematografica dei PlayStation Studios, tutto lo State of Play era un grandissimo omaggio alla formula del Nintendo Direct. La struttura, il ritmo e anche persino le grafiche, tutto è stato concepito ricalcando l'impronta del modello popolarizzato dalle trasmissioni di Nintendo. È assurdo pensare che in questo 2020 il miglior Nintendo Direct ce l'ha regalato Sony. Dopo anni passati a perfezionare la formula dello State of Play, non senza qualche scivolone, l'azienda è riuscita finalmente a trovare la giusta quadra per un format che, se presentato in maniera ottimale, funziona alla grande. Pochi fronzoli, tanto contenuto e un ritmo serrato danno vita a una trasmissione in grado di intrattenere, anche se i giochi mostrati non rientrano nella propria sfera di interesse. Ed ovviamente, ora che l'industria si è appropriata della formula del Direct, riproducendola sotto altre bandiere, Nintendo ha deciso di cambiare completamente rotta. Ed è un peccato, perché questo State of Play è la perfetta testimonianza di quanto oggi ci sia bisogno di un Direct in grado di dare un segnale positivo alla fanbase Nintendo. In conclusione, Sony promossa anche se ha scopiazzato, Nintendo assente ingiustificata, e chi è rimasto indignato, avrebbe dovuto ridimensionare da subito le proprie aspettative. E voi, poracci, cosa ne pensate di questo Direct of Play? Vi aspetto nei commenti. Come al solito, lasciate un like e iscrivetevi al canale attivando la campanella delle porotifiche se siete nuovi, per non perdervi i miei prossimi video. Io sono il Poro Michele, State of Poro, ciao!